sorelle carissime, le splendide letture che abbiamo ascoltato, la prima in particolare, ma anche il Vangelo che ricorderemo abbiamo ascoltato recentemente durante una delle liturgie domenicali abbastanza recenti, ci fanno riflettere su due aspetti molto importanti della vita certamente cristiana. Abbiamo ascoltato il martirio di Eleazar, questo anziano ebreo, uno dei tanti martiri descritti nel libro dei Maccabei. Qualche domenica fa, sempre nella liturgia domenicale, abbiamo ascoltato il martirio della Santa Mamma e dei sette figli sotto il regno dei Maccabei. Il contesto era quello della persecuzione di Antioco Epifane, che voleva paganizzare gli ebrei, imponendo loro usanze e consuetudini pagane, in questo caso greche, e di rinnegare le loro radici religiose. L'episodio che abbiamo ascoltato è intrigante perché gli amici di Eleazaro gli propongono un trucco: dice, guarda, ti diamo noi la carne che potresti mangiare secondo le leggi giudaiche, non facciamo accorgere di niente al re, così il re pensa che tu mangi quello che non dovresti mangiare e non ti ammazza e tu non pecchi. Ma Eleazaro dice, sì, non pecco agli occhi degli uomini, ma Dio non diventa cieco, perché Dio vede che io sono sceso in questo compromesso, soprattutto quello che faccio darà cattivo esempio al prossimo, ai giovani in particolare, perché il messaggio che passerà è che Eleazaro si è piegato all'imposizione di chi chiede di rinnegare per salvare la propria vita la legge di Israele, e non lo ha fatto. Quindi è un esempio molto, molto bello. Chi ha fatto gli studi classici o scientifici ricorderà il grande Socrate, pur essendo un laico, diciamo così, chiameremo così, morì, preferì morire piuttosto che sottrarsi all'osservanza delle trasgredire le leggi della polis. Perché Socrate è stato un grandissimo filosofo e certamente un precursore del cristianesimo, nel senso che pur essendo ancora un pagano, a causa della rettitudine della sua coscienza, molte cose che aveva intuito, con l'ausilio di un intelletto che funzionava bene, sono certamente da considerarsi come preparatorie a quello che ci avrebbe detto nostro Signore. Questo è molto importante anche per noi, che ricordiamo che noi viviamo sotto gli occhi di Dio, non sotto quelli degli uomini, e che le nostre azioni hanno delle conseguenze, cioè possiamo essere di buon esempio oppure di cattivo esempio, o per usare il termine più preciso, di scandalo per il prossimo, perché vedendo quello che fanno noi potrebbe essere vedendo quello che facciamo noi, scusate, potrebbe essere o edificato oppure scandalizzato, cioè imitando la nostra cattiva condotta indurre anche altri ad agire contro la legge di Dio. Quindi questo dobbiamo fare attenzione, perché ogni nostra azione è qualificabile in questo modo, come la vede il nostro Signore e gli effetti che produce nei confronti del prossimo. Poi c'è il bellissimo Vangelo di oggi, il Vangelo di Zaccheo, l'abbiamo già ampiamente commentato. Io ogni volta che penso a questo Vangelo descrive un pochino la dinamica della conversione. Non è tanto importante quello che è successo dopo, cioè che Gesù va a casa sua, che questo vende, dà la metà dei beni, restituisce quattro volte tanto. Tutte queste cose belle sono conseguenze di ciò che è successo prima, e quello che è successo prima è questo: Zaccheo aveva sentito parlare di Gesù come molti, ma a differenza di molti che non hanno dato peso a questo fatto, o peggio, hanno assunto una posizione critica o a volte fortemente critica prima ancora di verificare, quando sentì qualcosa cominciò a dargli credito e si innescò in lui questo processo di voler per forza incontrare il Signore. L'Evangelista Luca nota tra gli ostacoli che era piccolo di statura, che ha dovuto salire su un albero per vederlo, no? Probabilmente questo corrisponde alla realtà storica, probabilmente Zaccheo non era un armadio, siccome quando Gesù passava c'erano dei muragli umani, doveva salire su un albero. Però i commentatori hanno sempre visto in questo anche una significazione simbolica, cioè che cosa succede quando noi, quando il Signore intercetta la nostra vita. Lui lancia sempre un, prende sempre lui l'iniziativa, ti lancia una palla, d'accordo, ti dà un qualcosa, smuove una corda del cuore. Bisogna vedere se tu a questo primo input di Dio reagisci bene o reagisci male. Se reagisci bene, hai già fatto il primo passo. Poi il nostro Signore vuole che
che ci teniamo sul serio, quindi che siamo disposti a soffrire un po', a fare qualche piccolo sacrificio pur di incontrarlo, che può essere di qualunque specie o genere, cioè le vite degli uomini sono molto molto variegate, io ne ho sentite tante. Se c'è questa forma di risposta, quindi all'appello alla conversione, quindi la persona non se lo lascia sfuggire e supera alcune difficoltà che Dio stesso permette per vedere quanto gli interessa incontrare il Signore, tutto il resto è fatto tutto. Ci sono questi due passaggi fondamentali previ, perché una volta fatto quello, Gesù non aspetta altro di vedere qualcuno che voglia accoglierlo, quindi viene a casa tua e ti trasforma completamente la vita, ragazzi, è meglio 100 miliardi di volte meglio. Ma se manca questa partecipazione, diciamo così, della creatura, se questo non ci fosse, Zaccheo non fosse salito su quell'albero un giorno, sarebbe continuato ad essere il povero pubblicano, ecco, con la vita che non c'era pubblicano, ecco, tra soldi, festini e altro, e avrebbe continuato a vivere la vita che ha vissuto. Ecco, quindi questo ti ricordo, attenzione, quando il Signore ci manda qualche input, non ce lo facciamo sfuggire, numero uno, e secondo, non ci scoraggiamo quando c'è qualche difficoltà nell'andare dietro le grazie che il Signore ci manda, perché quelle sono esattamente quelle difficoltà che il Signore permette per vedere quanto ci teniamo, e una volta che vedi che ci teniamo abbastanza, il resto veramente lo fa tutto lui. Beh, chiediamo a Maria Santissima che ci dia la grazia di interiorizzare queste cose, che ci aiuti a non perdere le occasioni di contatto e di incontro con il Signore e ad essere sempre esemplari, come abbiamo meditato, nel nostro comportamento, agendo sempre in coscienza davanti a Dio, ma anche nella consapevolezza dei riflessi che le nostre azioni hanno su chi ci vede e sul nostro prossimo. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.